Sicurezza ancora al centro della polemica. Pescara diventa una città preda dell'incuria, dei balordi e dell'accattonaggio. Il centrodestra torna a denunciare poca sicurezza e chiede un intervento deciso dell'amministrazione per poter ripristinare ordine anche laddove, pochi giorni fa, sono state fotografate scene poco edificanti dai passanti. Noi lo stiamo dicendo da mesi che la città versa in uno stato di totale degrado, totale abbandono e non c'è una regia politica che governa dei processi fondamentali per la nostra città, una città che vede in ogni strada, dalla periferia alle parti centrali, una incuria devastante, aiuole non manutenute, strade totalmente dissestate e poi c'è un problema molto percepito dalla popolazione pescarese, ossia quella della sicurezza. Oramai tutti i giorni ci sono atti di vandalismo, spaccate, persone che vengono aggredite, sappiamo che la sicurezza non è un tema centrale di un'amministrazione comunale, però noi riteniamo, invochiamo alta voce che il sindaco Alessandrini si faccia sentire dentro il Ministero degli Interni per potenziare il lavoro già pregevole che le forze dell'ordine fanno. Così noi chiediamo che con insistenza che venga in maniera definitiva affrontato il problema del servizio notturno della Polizia Municipale, perché potrebbe essere un deterrente fondamentale, così come chiediamo come mai il Comune vuole fare un bando per degli stagionali, 15 stagionali, parlo della Polizia Municipale, siamo oramai all'11 agosto e la stagione volge al termine, quindi anche qui sommiamo e cumuliamo ritardi ormai incredibili.